Buon pomeriggio, io sono Giacomo Campanella della SIT SRL di Noci. SIT sta per Servizi di Informazione Territoriale. Noi ci occupiamo da diversi anni, in pratica dal 1994, di dati, rilievo, produzione e diciamo, fruizione dei dati di carattere sia territoriale che ambientale. Oggi vedremo diciamo, tutta una serie di campi applicativi. Cercheremo di illustrare tutta una serie di tecniche, sia di rilievo, di elaborazione e di fruizione dei dati, e poi dei casi particolari che sono stati implementati di recente. Allora, la SIT diciamo, si compone anche di altre società, tra cui l'Aerosigma, che al suo interno cioè, è costituita da una flotta di aerei proprio per il rilievo con mezzi aerei sia diciamo, in ambito fotografico che in ambito di ulteriori sensori che possono essere LIDAR oppure iperspettrale. Una società in Bulgaria per quanto riguarda la produzione della cartografia. SIT si occupa di tutto ciò che concerne l'informatica del territorio e poi abbiamo una componente che è una società Logitech che diciamo, è strutturata come diciamo, sviluppo e ricerca nell'ambito di strumenti sia software che hardware. Diciamo, questo schema riporta più o meno quali sono le tecniche di rilievo di dati di carattere territoriale ed ambientale. Quindi vedete, ci possono essere rilievi fatti con aereo oppure con videocamera o anche con strumenti di letture targhe, qualsiasi tipo di strumento, anche una centrale meteo, rileva dati di carattere ambientale che possono poi essere gestiti in ambiente GIS, come cioè, ho visto il vostro programma e avete già avuto modo di vedere nei corsi passati come poter trattare questi dati in ambiente GIS, oppure utilizzare degli strumenti diciamo, web per la consultazione dei dati sempre in ambito GIS o diciamo, strumenti di carattere che danno supporto alle decisioni, diciamo, il classico DSS. Bene, quindi per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, diciamo, ci occupiamo sia di rilievi aerei, come già detto, per produzione di dati fotogrammetrici, dati LIDAR, iperspettrali oppure termici, rilievi terrestri fatti con strumenti tipo videocar o anche detti mobile mapping service, che permettono, diciamo, attraverso, lo vediamo dopo in dettaglio, procedendo per le strade cittadine o strade provinciali, statali, permettono di acquisire attraverso delle fotocamere sia diciamo, prodotti di carattere fotografico, quindi fanno delle fotografie a cadenza di 4-6 metri lungo il territorio, e poi con delle post elaborazioni vengono tirate, diciamo, vengono prodotte tutta una serie di carte tematiche proprie per la gestione del territorio. Ad esempio possiamo riportare impianti pubblicitari, illuminazione civica oppure segnaletica stradale. Vengono fatti anche, abbiamo strumenti per fare anche rilievi batimetrici o georadar. Per esempio il georadar, non so se ne avete sentito mai parlare, viene anche utilizzato per il rilievo sempre con strumenti, diciamo, sempre lungo le strade per rilevare le condotte sotterranee che possono essere fogne o acquedotti. Tutti questi dati, prodotti, rilevati, vengono poi elaborati e gestiti per produrre sia cartografia digitale, sia cartografia di carattere catastale, ortofoto, diciamo, DTM che è il modello digitale del terreno, cioè la morfologia del terreno, database geotopografici. Non so se ne avete mai sentito parlare, però ci sono diversi, diciamo, ci sono diversi progetti anche a livello nazionale, internazionale, nazionale e regionale che hanno, diciamo, attraverso delle direttive dette Inspire, hanno definito una serie di linee guida per come produrre i dati cartografici, in modo tale che questi dati cartografici
possono essere consultati in diverse, diciamo, con le stesse tecniche nei diversi paesi o in diversi enti. Quindi questi dati elaborati poi vengono fatti fruire o messi in condivisione con strumenti di sistemi informativi territoriali, WebGIS, oppure possono essere di supporto a DSS, sistemi diciamo, di supporto decisionale, o strumenti a supporto della protezione civile. In particolare, un ulteriore, non da trascurare, ambito può anche essere quello della pianificazione urbanistica, cioè lo strumento GIS, anche seguendo le ultime direttive delle regionali della Regione Puglia, impone come standard di pubblicazione dei dati, di produzione dei dati in ambito di strumentazione urbanistica, in particolare per i PUG, non so se ne avete mai sentito parlare, piani urbanistici generali, che lo standard di consegna dei dati sia lo SCIP file. Quindi ci sono istruzioni tecniche definite per cui chi progetta, chi pianifica il territorio è tenuto a consegnare i dati in formato SCIP, quindi in formato GIS. Perché ci sono tutta una serie di ripercussioni e facility sia a livello regionale che comunale per la gestione e in particolare per dare risposte ai cittadini in modo più rapido possibile. Va bene, la flotta è costituita da diversi tipi di aerei che sono localizzati a Grottaglie, l'aeroporto di Grottaglie, abbiamo un hangar dal quale partono gli aerei per fare dei rilievi in tutta Italia e non anche all'estero. Questi è la gamma dei sensori aviotrasportati, cioè c'è la digital camera che consente di fare delle riprese dall'alto, quindi ogni tot viene scattata la fotografia in modo tale che ci sia la sovrapposizione tra i fotogrammi. La sovrapposizione tra i fotogrammi consente di poi inserire questi fotogrammi per modello, diciamo accoppiamento per modello e ottenere la stereostituzione. Lì dove c'hai la sovrapposizione dei fotogrammi è possibile avere l'estrusione, quindi in qualche maniera vedendola dall'alto potete avere la quota di un edificio, la quota del suolo. Il concetto, diciamo, detto in soldoni è questo qua. Poi abbiamo i LIDAR, sensore LIDAR, che è un radar, lo vediamo dopo in dettaglio, analisi delle traiettorie, sensore iperspettrale e sensore termico. Questi sono gli apparati, diciamo, questa è la videocar, quella che vedete alla mia destra, mentre il georadar è questo qua, che vedete in alto, cioè è un carrellino con sotto questo strumento che consente di fare l'acquisizione dei dati interrati, cioè il concetto è riesce a leggere la condotta, sia la condotta in modo lineare che a livello di sezione. Altri strumenti per l'acquisizione dei dati in campo, ci sono strumenti per la videosorveglianza, anche nel campo termico, con le cosiddette termocamere, che consentono anche di rilevare in campo disfunzioni di temperatura, cioè in particolare possono avere campi applicativi che possono essere anche antintrusione, per esempio nelle notti, quando è troppo freddo, possono individuare intrusioni da parte di uomini, perché la temperatura umana è più alta di 36 gradi, quindi diciamo, si possono avere questi tipi di applicazioni. Una stazione meteorologica per misurare tutta una serie di grandezze sia dell'area e anche probabilmente, come farò vedere dopo successivamente, anche a livello di inquinanti, e stazioni ondometriche e stazioni idrometriche. La stazione ondometrica, per esempio, stiamo gestendo per quanto riguarda l'autorità di bacino di Puglia, tutte le stazioni ondometriche, diciamo, tutte le stazioni per il monitoraggio dei moti ondosi che delle marie, per le marine. Bene,
Brevemente, da volo aereo, quindi arrivano i fotogrammi, si fa una triangolazione aerea per consentire proprio la sovrapposizione dei fotogrammi, si fa la restituzione del fotogramma, quindi del modello. Sul modello vado a fare a restituire, a disegnare la casa che vedo o il muretto che leggo, e produco sia la cartografia, sia l'ortofoto e anche banche dati territoriali particolari, che possono essere anche numeri civici o elementi presenti sul territorio. Vediamo un po'. Ecco, questi sono esempi di cartografie prodotte, in questo caso per il comune di Bari, vedete il centro storico del comune di Bari, mentre c'è una mosca che mi sta dando fastidio, mentre c'è a destra la cartografia prodotta per la Regione Puglia, sempre della stessa zona, e potete notare il livello di dettaglio come cambia. Cioè, a seconda della scala di restituzione ho maggior dettaglio, e quindi nell'ambito comunale c'è bisogno di una scala più grande, mentre a livello regionale è una scala più piccola. Questi sono esempi di modelli digitali del terreno oppure viste 3D. Questa qua è una vista, sembra come dire un fotomontaggio, ma in pratica l'ortofoto è stata stesa sul DTM. Quindi il DTM è il modello digitale del terreno, l'ortofoto poi con particolari applicazioni viene stesa e quindi viene in qualche maniera modellata sul modello digitale del terreno e avete questo tipo di effetto. Non so se nelle scorse lezioni vi hanno fatto vedere qualcosa nel 3D, però è possibile farlo in particolare con ArcGIS e l'estensione e la 3D, 3D Analyst, va bene? Non l'avete visto? Sì. Però questo per esempio è un prodotto che può venire fuori con quel tipo di software, va bene? Cioè, ovviamente la precisione dipende anche dal modello di digitale di terreno che si ha sotto. Ci sono diversi tipi di modelli digitali di terreno e quindi a maggior risoluzione, a più bassa risoluzione. Questo che vedete qui è ad altissima risoluzione, ma probabilmente è stato tirato fuori anche con il LIDAR. Il LIDAR, siccome acquisisce diversi punti, cioè a centimetri, quindi si riesce ad avere una modellazione abbastanza precisa. Va bene? Comunque sono applicazioni che vengono fuori con strumenti GIS. Va bene? Queste altre sono carte tematiche generate sempre con elaborazioni GIS. In particolare si possono tirar fuori carte di uso del suolo, in ambito di protezione civile, carte del rischio. Non so se tra voi ci sono dei professionisti, però molti comuni chiedono, hanno la necessità di redigere i piani di protezione civile e lo strumento GIS in tale ambito risulta abbastanza efficace come strumento. Perché diciamo, vi supporta sia nell'individuazione delle aree di interfaccia e quindi sia nell'individuazione delle aree a rischio. Con una serie di analisi spaziali, diciamo, una volta individuato e ben pianificato il lavoro in ambiente GIS, si possono rapidamente tirar fuori una serie di carte tematiche che fanno allo caso specifico della redazione del piano di protezione civile. Fino in ultimo, diciamo non ultimo, a redigere in ambiente GIS il piano regolatore. E redigere il piano regolatore o PUG o piano di fabbricazione in ambiente GIS ha tutta una serie di ripercussioni a livello di gestione. In particolare, il primo campo applicativo è per il comune o un ente produrre la certificazione di estensione urbanistica in modo rapido. Cioè, invece di aspettare ed evadere una richiesta da parte del cittadino di un certificato per 10 giorni, io lo ottengo in 2 minuti. Va bene? Se ci sono domande, fermatemi e ne discutiamo. Un altro modo per gestire i dati in ambiente GIS, in pratica, è anche costruirsi un archivio storico della cartografia catastale. Questo può avere ripercussioni sia per
a fare una serie di analisi storiche di come, diciamo, si è evoluto il concetto di proprietà. Non so se siete esperti di mappa catastale, però la mappa catastale, a differenza della carta tecnica, riproduce, diciamo, disegna i limiti di proprietà in mappa, con tutti gli errori dovuti sia a problemi di frazionamento sia a problemi di accorpamento. Sì, prego. Sì? Perché diciamo, ci sono, abbiamo la carta storica, il primo catasto urbano che è stato redatto e quindi ufficiale depositato. Dopodiché quella mappa catastale viene aggiornata da chi opera sul catasto, che possono essere geometri, architetti, ingegneri, che attraverso una serie di strumenti messi a disposizione dall'Agenzia del Territorio, attraverso PREGI o DOCFA, aggiornano sia la mappa terreni che il DOCFA. In particolare, molti comuni stanno, diciamo, riproducendo la mappa catastale con strumento fotogrammetrico, cioè dicono, in accordo e particolare convenzione con l'Agenzia del Territorio, vanno a ridisegnare la mappa catastale eliminando tutti gli errori che ci sono a monte, perché la mappa catastale purtroppo ha una serie di errori, ad esempio limiti di proprietà inesistenti che si trovano mentre fisicamente dovrebbero esistere, oppure errori di allineamento tra le mappe, larghezza di strade, effettivamente posizionamento di fabbricati. Molte volte è stato, ad esempio, accatastato un fabbricato che fisicamente viene posizionato in particolari coordinate, trasformando le coordinate in un sistema che possa essere sovrapponibile a quello dell'aerofotogrammetria, il fabbricato è disallineato o con un sagoma differente da quello realmente costruito. Quando si prova a georeferire, c'è sempre. Allora, la mappa catastale nasce in Casini Soldner, okay? Mentre la carta tecnica è UTM VGS74. Perfetto. Ci sono una serie di algoritmi per fare il cambio di coordinate e quindi sovrapporre la mappa catastale alla fotogrammetria. No, questa qua invece, che mi ha indicato in basso, ha un altro senso. Non è sovrapporre la mappa catastale alla carta tecnica, ma riprodurre, ridisegnare il catasto con metodo fotogrammetrico. Ci sono state delle esperienze fatte da diversi comuni in tutta Italia, dove hanno ridisegnato il catasto, partendo da un sistema di coordinate UTM VGS74 e anche, ad esempio, in Italia c'è stato tutto il demanio marittimo, è stato tutto ridisegnato con metodo fotogrammetrico. Quindi tutto lungo la costa demaniale voi troverete il catasto disegnato con metodo fotogrammetrico. Quindi l'hanno ridisegnato tutto, va bene? Ma lo stanno rifacendo tutto? L'hanno già fatto? Ottimo. Significa che saranno più corretti, diciamo, tra virgolette. Vabbè, ovviamente ci si apre la probabilmente ci saranno anche problemi di contenzioso, però andranno tutti risolti. E poi cosa accade, no? Il concetto è il solito, cioè quando si iniziano a cercare di mettere le mappe una sull'altro, il primo, diciamo, interesse da parte sia degli enti che del privato è quello di sovrapporre il piano regolatore alla mappa catastale. Quindi quando si vanno a sovrapporre tutte queste due mappe, molte volte non si parlano. Quindi soluzioni ci sono, ce ne sono diverse, però nessuna è quella giusta e nessuna è quella correttamente da seguire. Molti disegnano il piano regolatore sulla mappa catastale e c'è un problema, cioè di regola non è un criterio giusto perché la legge impone di disegnare il piano urbanistico sulla carta tecnica e non sulla mappa catastale. Diciamo che carte catastali sono state fatte per ogni singolo comune e il foglio 2 più 9, quindi diciamo
No, no, no. No, no, no. No, no, assolutamente no. Perfetto. Dipende dal... Allora, il 1000 lo trovi nella... Il quadro d'unione non è altro che la rappresentazione di tutti i fogli catastali, ma come limite del foglio catastale, cioè in modo tale che vi permette di orientarvi nel territorio comunale attraverso i numeri di foglio, va bene? Poi ogni foglio, a seconda di dove è allocato e a livello di densità, c'ha gli allegati, quindi li troverai in scala al 1000, quindi molto più dettagliati. Nella zona urbana li trovi al 1000, man mano che ti allontani dalla zona urbana, passi dal 1000 al 2000 e arrivi al 4000. Perché? Lì dove non c'è immobile, non c'è sia fabbricato, io uso una carta di dettaglio molto più bassa, va bene? Precisamente questo schema invece vi riporta in pratica diciamo il modello che in sostanza sta in tutto l'iter produttivo dei dati territoriali, cioè in qualche maniera io fotografo la realtà in qualche maniera per poi modellarla e renderla fruibile, va bene? In particolare ora vi farò vedere qualcosa che viene prodotto con il database topografico. Uno dei prodotti del database topografico è, ad esempio, il riporto della numerazione civica, che non è così semplice a quanto pare, perché bisogna andare sul territorio con strumenti a supporto di GPS e rilevare la numerazione civica e allinearla perfettamente ai fabbricati. Questa, l'immagine che vedete, è un tipico prodotto di database topografico che riporta i numeri civici e quei puntini rossi sono le proiezioni dei numeri civici sull'asse, in modo tale che il prodotto viario che ne risulta, quindi gli assi stradali con le proiezioni dei numeri civici, possono essere dati in pasto a un sistema di routing, tipo i TomTom o altri sistemi, che vi possono orientare e dire ok, siete arrivati al civico che vi interessa. Ok? Quindi i database topografici sono nati anche in quell'ottica, cioè io produco la mia viabilità con enumerazioni civiche in modo tale da essere anche dati in pasto a strumenti di navigazione e di routing. Questo è un esempio di come, del livello di dettaglio che si raggiunge nella restituzione degli elementi in 3D. Vedete? È proprio modellato perfettamente nelle unità volumetriche, vengono dette. C'è un fabbricato, visto in modo planimetrico, sembra come se sia piatto, ma poi vedendolo in dettaglio ci sono tutta una serie di volumi tali da determinare, vedete, questa una serie di parallelepipedi che diciamo, vi danno proprio la modellazione del fabbricato per come è fatto. All'interno di questi fori sono atri, quindi cioè, nella restituzione c'è abbastanza. Viene data abbastanza importanza nella costituzione dell'edificio e della sua altezza per determinarne la corretta volumetria. Va bene? Anche perché la corretta volumetria, non so se chi di voi è esperto di urbanista o esperto urbanista se ne intende, è un indice che viene anche utilizzato per valutare se una zona di espansione è già al limite. Ho ancora metri cubi da realizzare e così via. Va bene? Quindi, ambito, come dire, la cartografia, il database topografico, in ambiente GIS posso vederlo in 3D, sempre con ad esempio il 3D Analyst, fare delle mie analisi territoriali e vedere anche come ulteriore prodotto a che punto sono nella mia pianificazione urbanistica. Cioè, su quel comparto quanto ho prodotto di volume? Quanto ne ho ancora? Va bene? Il rilievo del... l'estrusione, come dicevo prima, dalla fotogrammetria, cioè vengono fo fotografate, immaginate dall'alto, che vengono fotografate, avete una serie di fotogrammi con sovrapposizione. La sovrapposizione dei fotogrammi
a livello di ottica vi consente di ottenere la stereoscopia. Quindi con la stereoscopia io riesco ad estrudere con gli strumenti, con degli occhialini, non so se avete mai visto. Quindi riesco ad estrudere e quindi associare la quota all'edificio. Associando la quota all'edificio riesco ad avere l'estrusione sul territorio e questo è l'effetto che determina sia a livello visivo la rappresentazione del volume, ma anche numerico. Cioè, non è soltanto un elemento visivo, ma io qui ho il volume associato al fabbricato, detratto della parte di atrio, va bene? Chi di voi usa AutoCAD sa bene che una cosa del genere è quasi impensabile farla, va bene? A livello di calcolo di volume. Ok? Com'è? Sì. Cioè il concetto è nel momento in cui si ha il dato già prodotto per essere gestito a livello di correttezza volumetrica. Io in ambiente GIS con l'opportuna estensione 3D posso avere tutto automaticamente, cioè il calcolo del volume, oppure l'estrusione, oppure la visibilità, visitare anche con il volo d'uccello, il cosiddetto volo d'uccello, il mio ambito territoriale, per fare analisi paesaggistiche. Per esempio, molte volte vengono utilizzate applicazioni di questo tipo, se io devo fare l'installazione di una pala eolica, va bene? E voglio capire che impatto ha ancora prima di installarla. Io posso inserire la mia pala eolica, dando le dimensioni, la larghezza, il raggio della pala e tutto il resto, la rappresento nel GIS così come deve essere, in 3D vedo che effetto ha sul mio paesaggio. Va bene? Posso vederlo proprio in 3D. Si possono fare anche questi tipi di simulazione. Come ad esempio il nuovo. Sì, ma come ad esempio anche se devo fare un nuovo complesso edilizio abbastanza imponente, voglio vedere l'impatto che ha sul paesaggio, posso già realizzarlo, inserirlo nel mio GIS e vederlo in 3D, magari con delle diverse angolazioni, oppure analizzare un problema di idraulica, cioè con le opportune estensioni, sempre GIS, va bene? Sempre, però lo vedi planimetricamente in DVG. L'estrusione tu la puoi associare, io, cioè puoi estrudere a ogni contorno, io posso associare la quota, la zeta assoluta, però poi l'estrusione per determinare il volume deve essere lo strumento in grado di farlo. Perfetto. Il concetto è quello. Perché noi di solito facciamo contorno al piede, cioè quota al piede all'interno del verde e quota in gronda e quindi ha questo tipo di effetto, va bene? Però la stessa cosa devi comunque rielaborartela in AutoCAD, cioè se in GIS tu l'hai quasi immediatamente, in AutoCAD bisogna studiare un attimo come realizzare l'estrusione e tutto il resto. Cioè, AutoCAD o 3D Studio, cioè le fanno queste cose, ARCHICAD le fanno, cioè non è che non le fanno, però in qualche maniera bisogna un attimo capire come fare, va bene? A differenza di AutoCAD, cioè il concetto è questo, il GIS vi consente di gestire in 3D tutto un territorio comunale, tutto un territorio regionale, cioè in 3D farlo in AutoCAD è impensabile, cioè voi potete fare un isolato, un quartiere, ma a quel punto non andate oltre, cioè le elaborazioni sono talmente pesanti che vi bloccate. Quindi se avete intenzione di usare, non so, a livello di gestione paesaggistica, gestione territoriale, non pensate di usare AutoCAD o strumenti simili, CAD, in più in generale CAD, orientatevi sul GIS, perché è l'unico strumento che vi consente di fare questo tipo di operazione. Va bene? Forse l'ho detto impropriamente AutoCAD, volevo dire CAD, diciamo. Vediamo i rilievi LIDAR. Allora, come la fotogrammetria, come la ripresa nell'ottica aveva una fotocamera sull'aereo, il LIDAR ha un sensore, quindi che emana una serie di impulsi sul territorio, ha un'elevata densità, cioè si arriva a rilevare anche 5 punti a metro quadro, quindi 5 punti a metro quadro è abbastanza preciso,
diciamo, ci sono diversi tipi di possibilità, tra cui anche diciamo, fare rilievo di cave, rilievo di linee elettriche. Abbiamo fatto anche rilievo di foreste, cioè sulle foreste è stato calibrato in modo tale da consentire di modellare la tipologia degli alberi, in quindi in qualche maniera anche contarli, va bene? E andare anche a contare e a misurare la massa legnosa prodotta disponibile. Diciamo, sono strumenti che hanno diversi tipi di campi applicativi. Diciamo, ora vediamo di seguito alcuni tipi di campi applicativi. Vabbè, diciamo che il processo di elaborazione è costituito dalla calibrazione, si fa un piano di volo, acquisizione, elaborazione e poi la cosiddetta nuvola di punti viene elaborata per tirar fuori il DTM o altro, anche il DSM. Il DSM è diciamo, il modello di superficie, cioè immaginate che ho il suolo e poi quello che non è suolo, quindi per sovrapposizione posso ottenere la volumetria di un fabbricato, va bene? Questa è una nuvola di punti acquisita, cioè vedete, non si vede nulla, non si capisce nulla, perché sono tutti, cioè immaginate che sia un radar che spazzola e quindi acquisisce quanti più punti possibili. Poi, una volta acquisiti i punti, vengono presi e è iniziata l'elaborazione e quindi, per esempio, valutando l'intensità, posso iniziare a vedere qualcosa, no? Cioè mi inizia a vedere il fabbricato, oppure posso classificarla per ottenere la vegetazione. Quindi, vedete, vengono fuori anche gli alberi. Cioè, i campi applicativi sono veramente tanti, anche a livello stradale posso utilizzarlo per tirar fuori anche dei tracciati, i ponti, cioè so lì dove c'è un ponte, c'è il tracciato del ponte, quindi ottenere anche i profili stradali. Cosa importante, abbiamo fatto per esempio il lavoro per l'ANAS e abbiamo rilevato tutti i tracciati con questa tecnica. Va bene? Vedete che cosa può venire fuori dal LIDAR? Cioè posso avere diciamo il letto di un fiume oppure anche la possibilità di rilevare un ponte, cioè una strada sollevata. Va bene? Questo è un altro esempio di visita prospettica in 3D di dati acquisiti con il LIDAR. Va bene? Oppure diciamo, questo è un lavoro che abbiamo fatto sul Forture. Abbiamo rilevato tutte le aste fluviali del Forture e diciamo in qualche maniera riportati i letti di fiume con una particolare diciamo, densità e precisione. Il LIDAR ha la fondamentale importanza che non misura la quota a terra a livello della vegetazione, cioè nei letti di fiume molte volte è presente molta vegetazione spontanea, va bene? Il LIDAR è in grado di attraversare la vegetazione e comunque poi colpire il terreno, poi a seconda di come io lo tratto, a seconda delle elaborazioni che io ne faccio, posso tirar fuori o il livello di vegetazionale, quindi la risposta al sonar a livello di vegetazione, oppure l'altezza al suolo. Cioè questa è una delle caratteristiche fondamentali del LIDAR, va bene? E quindi diciamo, ricostruire in modo dettagliato il letto di un fiume è importante perché posso valutare la sua capacità di portata. La capacità di portata se lo vado a pulire, quindi in qualche maniera prevenire una serie di dissesti idrogeologici. Cioè se vado a pulire so qual è la sua portata effettiva. Ecco, questo è un altro tipico esempio di elaborazione LIDAR. Post pre-frana, post-frana, va bene? Questo è lungo le coste, un altro tipo di applicazione. Ecco, e questo qua è l'analisi di tipo forestale, come prima vi dicevo. Qui vengono fuori proprio tutti i coni degli alberi, va bene? Con le diverse altezze, eh?
questa è la moderazione urbana di Matera, va bene. Ok. Vediamo che ore sono. Non so se dobbiamo farla ora una pausa o proseguiamo, giusto? Ok. Allora, i rilievi iperspettrali e termici. Vabbè, vado rapidamente. I rilievi iperspettrali e termici, diciamo, partiamo con il rilievo iperspettrale, è uno strumento che vi consente di analizzare, in pratica analizzare lo spettro di risposta al segnale che arriva sul territorio. In particolare ci sono diversi campi che possono essere l'agricoltura di precisione, il monitoraggio ambientale, costiero, oppure per esempio fare una serie di analisi per individuare quali sono piante malate rispetto a quelle sane, tutta una serie di cose di questo tipo. Un altro campo applicativo è quello di calcolare la carta di stress agricolo, oppure gli inquinanti a mare, il rischio di incendio. Va bene, questi sono esempi di quello che vi ho appena raccontato. Invece i rilievi termici sono importanti, per esempio, per la mappatura delle isole di calore urbano, in particolare come SIT Aero Sigma, abbiamo presentato a livello regionale il progetto Chagri, che su Bari c'è un atto sperimentale di costruire i tetti verdi proprio per eliminare le isole di calore. Cioè, si vuole sperimentare, vedere un attimo se con la predisposizione di tetti verdi è possibile limitare l'effetto di calore sulla città. Possono anche esserci altri tipi di applicazioni sui rilievi termici, per esempio anche analizzare le dispersioni termiche dei fabbricati. Ovviamente analizzo soltanto i tetti, va bene? Un altro tipo di, oppure per esempio per quanto riguarda gli iperspettrali, una delle tecniche utilizzate è quella per individuare l'amianto presente sui tetti, perché con l'iperspettrale io posso analizzare lo spettro e quindi vedere un attimo la sostanza presente se è amianto o non è amianto. Ci sono diversi campi applicativi fatti anche da noi come SIT, va bene? Questi sono esempi di rilievo termografico. Uno è di Bari e l'altro di Centro Olivigiano. Vediamo subito la videocar o cosiddetto MMS. Attraverso la videocar, a parte che risponde in pieno alle specifiche richieste per il catasto stradale. Cioè, tempo fa il Ministero dei Trasporti ha indetto un decreto legge con il quale dovevano essere rilevate tutte le strade sia provinciali che statali secondo delle linee guida. In particolare la loro intenzione era quella di memorizzare sia il tracciato, sia l'inclinazione, sia anche la curvatura. Il senso era quello anche di monitorare le strade e in qualche maniera valutarne anche lo stato del manto stradale, eventualmente restituire la segnaletica stradale presente, gli accessi carrà, impianti pubblicitari, cioè tutta questa cosa qua serve perché è come dire vado a costituire il catasto lungo le strade. La videocar è lo strumento proprio predisposto per rispondere a tale esigenza, perché io eseguo il rilievo, quindi immaginate che questa macchina composta di diverse videocamere, viaggi lungo una sede stradale, che può essere comunale, provinciale, statale, autostrade, qualsiasi tipo di strada, e acquisisco una serie di strade. Ci sono di fotogrammi lungo la strada. Ci sono strumenti che in automatico riescono a individuare e restituire una serie di elementi presenti sul territorio, che possono essere segnaletica stradale, no? Anche i TomTom che presenti in macchina attualmente riescono a individuare il segnale di pericolo e quindi ti allertano mentre viaggi, dicono attenzione,
curva pericolosa. Questo strumento è in grado sia di fare questo tipo di restituzione automatica che anche restituzione diciamo tecnica e abbastanza precisa, a qualche decina di centimetro. Infatti si possono restituire sia impianti pubblicitari, quindi dimensionare gli impianti pubblicitari, cioè posso andare a dimensionare sia la larghezza che l'altezza in modo tale da determinarne l'area, perché è l'oggetto di imposizione. Posso andare a misurare la larghezza del civico, che potrebbe essere soggetto a passo carraio, non è detto che sia passo carraio, però a norma di legge è passo carraio se è un'interruzione sul territorio, se non è stato censito, se il proprietario non ha pagato, io posso in qualche maniera andare a usare lo strumento MMS per combattere l'elusione e l'evasione fiscale, cioè ci sono diversi campi applicativi. In più, anche per esempio, altri nostri clienti l'hanno utilizzato perché, in particolare il settore lavori pubblici dei comuni, l'hanno utilizzato, perché hanno costituito il catasto stradale, quindi in qualche maniera hanno riportato tutto il manto stradale, lo stato del manto stradale, in modo tale da, diciamo, in qualche maniera rispondere in molti casi a una serie di false denunce. Sapete, ho rotto la gomma perché ho beccato una buca, oppure perché ho preso, cioè si è aperta una voragine. Lui in qualche modo. Perfetto, è anche quello. È stato usato sia per quello e anche per censire l'eventuale ripristino. Immaginate. Molto semplice, io una volta che dimensiono le buche, so dove sono posizionate, posso in qualche maniera preventivare in modo puntuale qual è il costo di ripristino. Cioè non devo per forza a fare tutta la strada, ma posso puntualmente dire devo utilizzare tante pezze per quanti metri quadri anche volendo, no? Cioè sono strumenti abbastanza efficaci. Diciamo, ecco, questo ve l'ho raccontato tu. Scusi, ma Sì. per attrezzare una macchina da questo non penso Beh, quanto costa? Pollice indice, diciamo, un MMS minima un 100.000 euro dovrebbe. Che faccio? Dovrebbe. Quello è l'ordine di grandezza. 100, 150, dovrebbe essere quello l'ordine di grandezza, va bene? Com'è? Vedete, per gli impianti pubblicitari è molto importante perché è un oggetto di imposta che molti comuni trascurano perché viene dato in concessione, però molte volte i concessionari, che sono coloro che hanno la concessione di riscuotere la pubblicità sul territorio, in qualche maniera hanno più impianti pubblicitari di quelli che dovrebbero, quindi pagano meno, cioè va bene? Ci sono tante cose che si possono fare. Va bene? Quindi in qualche maniera è uno strumento abbastanza importante, va bene? Anche in questo caso posso fare. Diciamo, vabbè, a parte il col georadar che vado a rilevare, quindi le reti di sottosuolo, posso fare tutta una serie di calcoli di distanze, anche il censimento di tutti i tombini, cioè tutte le condotte me le posso andare a georeferire e quindi in qualche maniera imporre anche il pagamento, perché molti non pagano nemmeno l'ICI, l'IMU sulle reti di sottosuolo, mentre l'ENAC dovrebbe anche pagare quello, a me non mi risulta. Va bene? Mai fatto. Credo che non venga fatto da nessuno, però sono tenuti a farlo, cioè perché comunque è una loro proprietà. Va bene? Cioè ci sono tante cose che possono essere diciamo implementate. No, ma non tutti i politici lo vogliono fare, perché comunque è politicamente forte l'evasione e l'elusione fiscale. Cioè non è che un. Ma Ah no, quello sì. noi siamo forse respiriamo un po' di più.
Magari se lo facessero un po' tutti, probabilmente respireremmo un po' più tutti. Non credo, assolutamente no, li chiamano indivisibili proprio per quello. Invece, diciamo, molti comuni che sono avanti nella raccolta differenziata potrebbero in qualche maniera regolamentare, la possibilità di ridistribuire l'introito che deriva dal pagamento meno ecotassa, pagamento di meno depositi in discarica, e quindi dare una certa premialità a chi meglio differenzia. E con uno strumento GIS, noi abbiamo fatto per diversi comuni, io posso avere la misura puntuale e quindi calcolare quante famiglie, chi meglio differenzia, misurarne anche, specialmente se faccio la raccolta porta a porta con i palmari, misurare anche quanto produce, e quindi in ragione di queste grandezze andare a determinare qual è, diciamo, la premialità che voglio distribuire nell'anno corrente oppure nell'anno successivo. Quello, sempre attraverso il regolamento comunale, il comune può determinare anche questo tipo di, che è politicamente forte, cioè incentiva molto il cittadino a differenziare meglio, perché comunque io dico, vabbè, io se differenzio in qualche maniera ho uno sconto rispetto a chi non differenzia o lo fa male, va bene? Cioè, sì. Allora, Bari? No, non c'è. Noi abbiamo fatto diverse applicazioni, non soltanto su Bari, cioè anche su altri comuni. Sì. Noi in particolare usiamo o isole ecologiche meccanizzate che consentono attraverso smart card, quindi ogni cittadino ha la sua smart card oppure con tessera sanitaria, deposita il suo rifiuto e quindi in qualche maniera tutti i dati confluiscono nel database centrale. E io, diciamo, il sistema in qualche maniera periodicamente distribuisce al comune quali sono i dati di diciamo, raccolta differenziata realizzata. Altri campi, cioè questo quindi dell'isola ecologica, altri campi applicativi per la raccolta differenziata sono stati quelli della raccolta porta a porta con strumenti palmari e ottenendone la misura, cioè in qualche maniera vengono distribuite le pattumelle a tutti i contribuenti. Allora, ogni pattumella è associata al contribuente attraverso un codice a barre o un codice RFID a seconda del caso. Quando io acquisisco diciamo, il rifiuto, leggo la pattumella a seconda del volume presente, non lo vado a misurare, però in base al volume presente, se è metà, pieno o un quarto, l'operatore indica qual è il livello di pienezza, tra virgolette, della pattumella, e quindi determina quanto rifiuto ha prodotto. Mentre con l'isola ecologica ho la bilancia che mi pesa, qui devo fare una pesatura volumetrica in qualche maniera, perché se so quant'è il massimo della pattumella che posso avere, quindi in base al materiale che metto in quella pattumella riesco a stabilire quanto pesa in base al volume. Ho una pattumella diversa per ogni tipo di rifiuto, va bene? I costi aumentano. No, allora ti spiego. I costi sono stati fatti tutta una serie di analisi, non soltanto da noi, ma anche da chi studia proprio gli strumenti di raccolta differenziati. I costi vengono sostenuti tutti all'inizio, cioè all'inizio c'è un forte aumento dei costi che comunque è ripagato successivamente negli anni, sia con il risparmio in ecotassa, quindi perché io non pago più la multa, la cosiddetta multa, e sia con il risparmio del riconferimento in discarica. Quindi queste due di gran lunga ripagano lo sforzo fatto, ma poi è un circolo virtuoso, perché all'inizio la gente deve abituarsi,
Nel momento in cui si abitua, automaticamente va sempre meglio. Una decina, penso. Allora, molti fanno così, per esempio se, motivo per cui hanno fatto gli ARO, non so se sapete come si sta muovendo il piano dei rifiuti a livello regionale, il piano dei rifiuti regionali ha determinato le cosiddette ARO, che sono aggregazioni dei comuni, in modo tale che tutte le aggregazioni dei comuni abbiano lo stesso tipo di sistema, cioè non è detto che io sono di Noci, non faccio la raccolta differenziata. Putignano, che è attaccato a Noci, fa la raccolta differenziata. Chi non vuol fare la raccolta differenziata a Putignano la viene a portare a Noci. E questo è questo è capitato, specialmente all'inizio, perché la gente non voleva fare la raccolta differenziata, quindi in qualche maniera doveva o la mettere per strada, cioè si vedeva per strada dei cumuli. Dopodiché si sono cominciati ad usare i deterrenti, che sono la videosorveglianza. Cioè tu, nei punti in cui hai le discariche abusive istantanee, quelle dette al volo, no? Cioè quelle, inizia a mettere la videosorveglianza, sì, per forza. Dopodiché loro si abituano e sono costretti in qualche maniera a differenziare. Contro? Eh no, però qui alla fine ti abitui. Ti abitui. No, 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 ti abitui, ti abitui. Perché poi non è che puoi fare chissà che, cioè, nel momento in cui hai la videosorveglianza cittadina, cioè tu in qualche maniera sei monitorato, perché comunque, attenzione, è un reato ambientale, depositare rifiuti lungo le strade, è reato ambientale, non è più una pena amministrativa, ma vai sul penale, cioè scatta direttamente la denuncia penale. E quindi voglio vedere chi è che si mette a rischio a prendersi una denuncia penale per non depositare o differenziare. Non so se ho reso l'idea. Tutti questi dati derivanti dal LIDAR, da iperspettrale, diciamo, da cartografie catastali, piano regolatore e tutto, vengono messi, inseriti, gestiti, elaborati in sistemi GIS e WebGIS, come vi ho detto. Il concetto è, per esempio, appena concludiamo questa fase, vi farò vedere, la maggior parte degli ambiti sono, tutti ambiti di tipo WebGIS, non GIS, perché diciamo, la peculiarità del GIS è che la persona che lo usa deve in qualche maniera, avere una padronanza dello strumento, padronanza e anche attitudine. Il WebGIS invece nasce per mettere a disposizione di chiunque lo strumento, cioè chiunque, anche chi non è molto avvezzo all'uso di strumenti cartografici o GIS, sarà in grado, anzi è in grado, di usare lo strumento e ottenere le informazioni in modo rapido ed efficace, diciamo. Queste immagini, per esempio, sono due immagini diciamo, significativi, come gestire la mappa catastale e ottenere informazioni direttamente che arrivano dall'Agenzia del Territorio. Va bene? In un GIS tutto può confluire nel momento in cui ha una componente di georeferenziazione. Il DOCFA, che vedete in questa immagine, consegnato dai professionisti, ha come riferimento sul territorio fuorvia e particella, la mappa catastale. Quindi il comune può, attraverso un sistema GIS, avere un sistema integrato al fine di consultare anche il dato alfanumerico contenuto nel DOCFA e quindi ottenere proprio il documento consegnato dal professionista e arrivare fino alla consultazione delle planimetrie del professionista consegnate. Planimetrie depositate al catasto, quindi avere proprio un repository di tutto quanto disponibile nei comuni o negli enti in genere. Questo è un altro esempio di come diciamo, ottenere anche questa tabellina qua, ottenere per esempio le norme tecniche di attuazione, cioè io clicco in un punto, ottengo qual è la zona di piano regolatore o PUG che incide in quell'area.
e mi vengono mostrate quali sono le norme che lo regolamentano. Quindi puntualmente so quali sono, che cosa posso fare, cosa non posso fare, quanto posso fare e così via. Fino ad arrivare anche, vedete questi strumenti in basso, a ottenere anche l'editing, cioè la possibilità di modificare il dato in linea, cioè non con uno strumento desktop, ma con uno strumento web. Vabbè, questi sono tool per poter gestire, per esempio, un tool per trasformare i dati catastali in un formato ammissibile in GIS, quindi ho uno strumento che mi consente di trasformare il CXF, che è il CXF barra DXF, che è lo strumento, il formato che il catasto col quale il catasto distribuisce i dati, mi consente di trasformarli in un dato che sia gestito in ambiente GIS, che può essere shapefile oppure un geodatabase. Non so se avete visto il geodatabase nei corsi. Com'è? Ad esempio, noi utilizziamo come geodatabase in ambienti open, noi usiamo sia ambienti ESRI che ambienti open. Per gli ambienti ESRI utilizziamo, diciamo, SDE, che si poggia su Postgres, mentre per ambienti open Postgres, PostGIS, va bene? Che sono completamente gratuiti. E come vi dicevo prima, quando vi stavo illustrando un attimo le potenzialità, dei risultati che si può raggiungere a livello comunale è quello di redigere con uno strumento del genere il certificato di destinazione urbanistica, va bene? Che riduce notevolmente i tempi di produzione, quindi dovrebbe rendere più efficiente l'ufficio tecnico. Dico dovrebbe perché ci sono sempre problemi relativi alla sovrapposizione delle mappe, quindi in qualche maniera. Cioè, ci sono una serie di problemi da risolvere. Quello che vedete rappresentato invece è un altro strumento, questo lo vediamo dopo, faccio proprio, è un esempio che vediamo su Gallipoli, è uno strumento che consente all'amministrazione e anche a chi fa analisi di carattere ambientale analizzare sia i flussi di traffico in punti critici e quindi dare è un sistema in pratica che è di supporto alle decisioni, perché nel momento in cui i miei punti critici sono il radar che rileva il valore degli autoveicoli che passano o che sono permanentemente bloccati sulla corsia, mi dicono che il veicolo è latente, quindi non è in movimento, c'è traffico, c'è coda, in qualche maniera il pubblico ufficiale che sta nella stazione di centrale può mettere su un pannello messaggio variabile, per esempio, un messaggio e dire non utilizzate via tal dettagli perché è intasata. E quindi in qualche maniera io sto supportando l'utenza finale al fine di eliminare il problema, quindi do supporto alle decisioni della pubblica amministrazione. Chiaro? Questo è un altro tipo di SS, sempre nell'ottica di supportare a livello di gestione degli incendi boschivi. Cioè, ad esempio, se interviene la possibilità che ci sia un incendio, l'ho avvisto, io nel sistema GIS posso ubicare l'incendio. In qualche maniera, attraverso il vento presente, quindi una sorta di analisi della sensoristica presente sul territorio, vedere qual è il vento presente, qual è la direzione, quindi potenza e direzione, e in qualche maniera simulare verso qual è la zona in cui si propaga l'incendio, in qualche maniera intervenire per ostacolarne la propagazione. Ok? E non arrivare al Canada, cercare di limitare l'uso del Canada. Ok? Allora, questi sono tutti poi una serie di applicazioni sia a livello di carattere di gestione ambientale che anche di controllo di reati ambientali, quello di cui parlavamo prima. Va
la bua oceanografica. Bene, io ora ho finito la parte di rappresentazione, ora vorrei passare alla parte teorica. Facciamo pausa ora o... Va bene. Siamo? Ce la faremo. Possiamo riprendere o manca qualche altro? Vedo che manca qualcuno. Sì? Allora, vabbè, dopo tutta, diciamo... Dopo aver detto più o meno teoricamente, cioè quello che facciamo, quindi rilievo, elaborazione di dati, fruizione dei dati, vediamo dei casi particolari. In merito diciamo, al primo caso, il sistema di gestione dei beni culturali integrati con il GIS, vi faccio vedere, non dal vivo, però delle slide significative. Cioè, in pratica è un progetto cultura fatto con Informatica Trentina SPA, che era, diciamo, la società che gestisce la componente informatica della provincia di Trento. In pratica loro hanno un portale per la gestione di tutti i beni culturali nell'ambito della provincia. Diciamo, abbiamo vinto una gara d'appalto per la gestione, quindi l'integrazione del GIS con i beni culturali. Quindi in qualche maniera diciamo, associare a ogni bene culturale la componente GIS. Vedete questo mappamondo? Questo mappamondo è proprio diciamo, il punto di innesto del GIS nel portale, e il contrario, cioè dal portale si può ritornare al GIS. Questa è diciamo, l'interfaccia come si presenta. Oggetto dell'appalto era quello di realizzare il web GIS in ambiente ESRI, quindi questo è tutto costituito in ambiente ESRI con ArcGIS Server. E mentre come diciamo, componente desktop abbiamo ArcMap con una serie di estensioni. In particolare per la possibilità di pubblicare i dati e l'interscambio dei dati tra diciamo, coloro che li producono e il portale di pubblicazione, sono state create anche delle estensioni all'interno di ArcMap. ArcMap è diciamo, un GIS che vi consente anche di produrre del software al suo interno. Il software viene detta estensione. In particolare per questo appalto sono state fatte anche determinate estensioni, che ora vi faccio vedere come vengono rappresentate. Quindi questa è una mappa di come si presenta il GIS. Sono le tipiche diciamo, icone e tool di navigazione che l'ASRI propone nelle sue, diciamo, nei suoi skill di prototipo. Queste sono, diciamo, la leggenda e i tool di ricerca attivati al suo interno, richiesti esplicitamente dall'ente. Quindi è, come dire, un tool, è un task proprio dedicato su loro specifica richiesta. Quindi possono fare anche in ambito GIS una serie di ricerche, una serie di analisi e quindi anche andare a fare delle georeferenziazioni all'interno del sistema GIS. E questa, come vi dicevo, invece, è, diciamo, vedete questi pulsantini verde, rosso e giallo? È un'estensione proprio dedicata, sviluppata ad hoc nell'ambito del progetto, che consente quindi di pubblicare i dati attraverso questa schermata sul sistema di Geoportale. Va bene? Vediamo ora un esempio pratico. Noi, diciamo, nell'ambito di un altro incarico, abbiamo anche fatto il censimento di tutti gli ulivi monumentali di Puglia, non di tutti, diciamo, oggetto dell'appalto erano 300.000, però distribuiti su tutta la regione Puglia. In particolare abbiamo fatto anche cioè, nelle diverse province. In particolare l'oggetto, diciamo, dell'incarico era quello di censire, quindi ubicare in mappa attraverso un punto la pianta con una serie di caratteristiche, quindi creando una scheda monografica della pianta e anche documentazione fotografica a corredo. Com'è? Sì, qui siamo su Monopoli.
Allora, vediamo subito un esempio del portale di gestione delle ulive. C'è comunque, diciamo, se ora andate sul sito www.ecologia.regionepuglia.it, il link all'elenco, diciamo, alle ulive monumentali è momentaneamente disattivo, perché stanno procedendo alla ripubblicazione su questo link, va bene? Quindi www.ulivemonumentali.sit.puglia.it sarà il sito ufficiale dal quale potranno consultare attraverso il WebGIS gli ulivi monumentali. Posso accedere con delle credenziali che sono scritte nel sito principale. Quindi una volta che accedo, la caratteristica di questo WebGIS è quella che in base alla profilazione che do in ingresso ho sia una serie di livelli tematici disponibili, differenti a seconda del livello di ingresso, e anche una serie di funzionalità diverse. Cioè, se io entro come amministratore ho tutt'altra informazione, tutte altre funzionalità differenti da quelli che può vedere il cittadino da casa. Questo è il portale reso pubblico al cittadino, va bene? Come se fosse un cittadino. Io quindi nel WebGIS posso fare tutta una serie di operazioni, tipo zoomare, oppure ritornare alla zoomata precedente. Questo è il mouse che non va tanto bene. Diciamo, facciamo una zoomata nell'ambito territoriale che mi serve. Queste macchie verdi non fanno altro che individuare l'ambito territoriale in cui sono presenti gli ulivi monumentali, va bene? Quindi io, man mano che mi avvicino, aumento il dettaglio sia dell'ortofoto, poi a un certo punto verranno visualizzati, vedete la scala visibile di 1 a 1000, quella asterisco verde, verranno fuori gli ulivi monumentali, ubicati secondo un punto ben preciso in mappa. Aumento sempre la zoomata e ancora di più aumenta il dettaglio, e quindi vengono fuori i punti che mi interessano. Nell'area che posso analizzare, posso attivare il tool di interrogazione geometria, che è molto comodo perché devo soltanto, vedete, non faccio nessun tipo di comando, devo soltanto avvicinarmi alla geometria, automaticamente mi viene proposta dal sistema la fotografia segnaletica dell'albero. Quindi cliccando automaticamente la si apre e posso vedere l'albero, va bene? È stato effettuato, completato un anno fa, un anno e mezzo fa. Con strumenti GPS, cioè in campo si è andato con strumenti GPS, quindi è stato ubicato il punto, è stata fatta fotografia, è stata creata la scheda monografica che ora vi faccio vedere. No, cioè in questo caso non abbiamo usato una foto geotaggata, perché se io faccio una foto all'albero devo comunque allontanarmi, mi devo allontanare 5 metri. E quindi invece che fare la foto in modo tale che, e poi non si ubica, vedete, il punto è proprio georeferito sull'albero, quindi è stata acquisita la coordinata in corrispondenza del tronco dell'albero, poi è stata fatta la foto in modo, cioè allontanandosi dall'albero, va bene? Con lo strumento di interrogazione della cartografia posso andare a disegnare per esempio un poligono che mi interessa analizzare. Col doppio clic completo il tool di selezione, cliccando su calcolo il sistema fa un'analisi spaziale dinamica, mi va a prendere tutti i punti presenti all'interno del poligono, me li presenta, sono 17, li seleziono e li posso analizzare. Ho la sintesi delle informazioni presenti nella scheda, poi semplicemente posso individuare in mappa scorrendoli, vedete? C'è un auto zoom e un auto pan della mappa. No, sono gli ulivi monumentali, non tutti. Censiti erano 300.000 oggetto d'appalto, quindi noi abbiamo fatto 300.000 piante. Però non sono, in Puglia se ne contano circa 6 milioni, dicono. Quindi non, era un minimo per, diciamo, mettere a punto uno strumento per l'individuazione, la semplificazione dell'individuazione degli alberi. Va bene? No, ancora no.
Non abbiamo fatto. No, dall'alto con l'IP spettrale si potrebbe fare. Con l'IP spettrale oppure diciamo analizzando la quarta banda, nell'RGB analizzando la quarta banda, io posso anche in qualche maniera tirar fuori quali sono le piante malate e quindi individuare qual è la pianta malata e fare un censimento di quelle che sono in qualche maniera infette dalla. Ora non ricordo qual era il batterio che sta. Sì, perfetto. Sì, perché cambia colore, quindi c'è, avendo una differenza cromatica, io in qualche maniera posso analizzare anche sulla quarta banda la differenza. Posso farlo anche con l'IP spettrale, diciamo, va bene? Quindi, una volta che individuo la pianta, posso tirar fuori la foto, che è quella di prima, oppure la monografia. La monografia è un documento di sintesi che mi descrive tutto ciò che è presente sull'albero, cioè sia dalle caratteristiche del tronco che la foto e anche i dati catastali e tutto il resto. Va bene? Poi come facility, siccome diciamo, una serie di adempimenti di leggi regionali hanno determinato quali sono le particelle che erano diciamo, assoggettate all'interessamento delle piante monumentali, è stato anche predisposto un tool per la ricerca catastale, cioè in modo tale che una persona che è proprietaria nel comune di Monopoli, della particella, ora tiro a indovinare 2312, probabilmente non esiste, però la individua e quindi riesce a capire sul territorio che cosa è presente a livello di ulivi monumentali sulla sua particella. Va bene? Com'è? Questo è libero. Com'è? Sì, questo sarà messo, era già in linea dal sito ecologia.regionepuglia.it. Ora se si va da quel sito viene fuori il che è in interruzione, però sarà attivato a giorni. Sì. Quindi questo come diciamo nell'ambito dei beni culturali, perché anche gli ulivi monumentali sono tutelati anche da specifica norma. Vediamo un attimo un altro tipo di applicazione rapidamente. Ecco, questa cosa qua è invece un progetto fatto sulla comunità montana Altirpinia, in regione Campania, dove diciamo, l'oggetto dell'appalto era quello di realizzare un sistema informativo territoriale per la pianificazione della pianificazione degli interventi per la lotta agli incendi boschivi. In particolare, diciamo, è stato un progetto abbastanza articolato, vediamo se ecco, non ho altre. Entriamo direttamente nel merito del progetto. È stato diciamo, particolare perché si componeva sia di una parte di hardware, quindi abbiamo configurato e messo a punto l'hardware, installato presso il loro CED, nell'ambito della consegna dell'hardware poi sono state fatte tutte le attività di installazione dei portali e anche messa a punto un'applicazione mobile perché nell'ambito della pianificazione degli incendi boschivi è stato, diciamo, comodo offrire come offerta migliorativa la possibilità di dotare l'ente di una app che può, diciamo, essere installata su Windows Phone o Android per segnalare sul territorio della comunità montana eventuali incendi in atto e quindi inviarli tramite fotografie o delle note al portale e in qualche maniera chi è nel back office del portale può recepire la segnalazione, prenderla come buona e quindi magari avviare le attività di spegnimento. Va bene? Allora, il portale si presenta in questa maniera, c'è una parte di divulgazione di una serie di informazioni. Ci sono delle FAQ, glossario, manuale e tutta una serie di informazioni di carattere generale, però nel momento in cui io entro nella parte diciamo, operativa, quindi mi autentico con un determinato profilo,
verranno fuori, come per, vi ho raccontato prima, altre funzionalità, quindi altri dati che vado a gestire. Ora mi autentico come operatore e quindi l'operatore potrà fare determinate operazioni, come ad esempio anche consultare il web GIS, qui non era consultabile, quindi analizzare le segnalazioni che arrivano sul portale, eseguire il routing, cioè oggetto dell'appalto era anche quello di dotare l'ente di un sistema di routing che potesse in qualche maniera facilitare l'intervento sul territorio con diversi mezzi. Loro avevano jeep, autocarro oppure un altro strumento per poter andare a spegnere l'incendio. Quindi in base alla tipologia di strada, se carreggia, sentiero, autostrada, che mi permetteva di arrivare all'incendio, veniva anche selezionata la tipologia di mezzo utile allo spegnimento. Allora, vedete, il web GIS, vabbè, è molto simile al web GIS che abbiamo visto prima per quanto riguarda la gestione degli ulivi monumentali. Quindi, integrato nel portale, viene avviato il web GIS con diciamo, la condivisione delle utenze. Cioè, se mi autentico come operatore, l'operatore riconosciuto nel portale è anche operatore riconosciuto nel web GIS. Quindi, anche nel web GIS ha determinate funzionalità attivate e determinati dati da gestire. Vabbè, immaginate, il web GIS è simile all'altro. I problemi di linea sono dovuti perché l'ente, la comunità montana Altirpinia, purtroppo dovrebbe essere in dismissione, come tutte le comunità montane, quindi non stanno potenziando parecchio la linea. Allora, io ora leggo tutte le segnalazioni, vedete, vi faccio vedere qualche segnalazione pervenuta in fase di test di collaudo. Ora la apro, vedete, la data è del 23 aprile 2013. Ecco, questa è una foto scattata in campo e inviata direttamente sul portale. Quindi immaginate l'operatore che riceve la foto, riceve la segnalazione, può intervenire e decidere se mandare i mezzi in campo per lo spegnimento o altro. In base a questo tipo di simulazione, diciamo, io posso anche in qualche maniera gestire l'AIB, cioè l'antincendio boschivo, quindi compilare la scheda dell'antincendio boschivo per poter successivamente mandare diciamo, la flotta dei mezzi in campo, va bene? E quindi in qualche maniera compilarla, salvarla, mantenere traccia di tutti gli interventi fatti. Oppure, se non sono del territorio e quindi io devo raggiungere il punto prestabilito dell'incendio, utilizzare il sistema di routing che da un punto di partenza determinato da probabilmente dove sono allocati tutti i mezzi, cioè questi sono i comuni della comunità montana, per esempio io dico voglio andare da Calitri e raggiungere il punto segnalato sempre a Calitri, con la Jeep e usa le barriere. Il sistema automaticamente mi fa il calcolo del percorso. Ora di regola in questa parte qua dovreste vedere la mappa, però la mappa non arriva probabilmente perché c'è problema di banda. Però questo è il percorso calcolato e hai la descrizione del percorso già dettagliatamente in questa scheda, vedete? Posso esportarlo in CSV, XLS oppure PDF. Va bene? Un altro tipo di applicazione. Se ci sono domande. Com'è? Questa? No, questa non è lì. In che senso è libera? Allora, è libera solo se mi autentico nel portale. Io mi sono autenticato. La parte libera era l'altra, cioè non era così spinta, va bene? Cioè, chi si autentica al portale ha diritto a vedere tutte queste cose. Questo è un sistema, questa mappa qua che è venuta fuori, è una semplificazione di WebGIS, va bene? Cioè, utilizza le mappe, posso fare le zoomate, posso fare i pan, posso fare tutto, ok? A man mano che mi avvicino aumenta il dettaglio, diminuisce il dettaglio, però è
la sua funzione è dedicata soltanto al sistema di routing, quindi rappresentare in mappa il tracciato, diciamo, selezionato per raggiungere l'incendio con le caratteristiche individuate, cioè jeep e percorso breve, perché posso individuare un altro tipo di mezzo oppure un altro tipo di percorso. È chiaro? Va bene, vediamo un altro tipo di applicazione. Benissimo, questo è un progetto in corso, in fase di collaudo, ed è sul comune di Gallipoli. In pratica abbiamo diciamo anche qui avuto un incarico per implementare il cosiddetto progetto Urbanez. Urbanez è un progetto internazionale, coinvolge Brindisi, Gallipoli e Igoumenitsa come tre cittadine, e l'obiettivo è quello di monitorare città con porto in modo tale da salvaguardarne l'ambiente, motivo per cui diciamo, l'oggetto dell'incarico era quello di installare su particolari punti determinati dal comune dei sensori per il monitoraggio del traffico e anche l'installazione di una centralina di monitoraggio ambientale per valutare i dati dell'aria, i dati del rumore e i dati meteo. Va bene? Il portale è questo qua che vedete, sarà reso pubblico dopo il collaudo, perché intenzione dell'amministrazione è anche quello di supportare i turisti per vederne sia le caratteristiche meteo, cioè tipo temperatura, direzione del vento, se c'è pioggia, non c'è pioggia, e anche dare un supporto non indifferente nella gestione del traffico. Cioè Gallipoli in sé ha le arterie di Gallipoli sono ostruite in tre punti, che sono questi tre punti qua, via Lecce, poi ci abbiamo via Alezio e poi via Zaccà, va bene? E poi c'è un altro punto che è la Litoranea, ok? Che è in alto, cioè dove terminano tutti i lidi. In quei punti il comune ha inteso, sotto, scusate, non sopra, eccolo qua, è la via d'uscita di tutti i lidi. Quindi in quei punti l'ente ha deciso di monitorare il traffico con sensori radar, sono stati installati sul territorio proprio dei sensori che contano i veicoli, determinano la tipologia e anche i tempi di latenza sulle corsie. Quindi sulla base di queste tre caratteristiche si riesce a individuare, vedete il riquadro sotto, per ogni via, dei dati in ingresso o in uscita di Gallipoli, se c'è traffico regolare, rallentato, o coda, o traffico intenso, tutta una serie di caratteristiche che determineranno successivamente a chi gestisce il traffico, quindi la Polizia Municipale, che ha una stazione propria dedicata, di poter inviare una serie di messaggi ai pannelli messaggio variabile, che sono allocati diciamo, nei quattro punti, per informare la cittadinanza di, in qualche maniera, utilizzare altre viabilità per accedere a Lecce, visto che il traffico è intasato. Ok? Chiaro il progetto? In questa maniera posso, per esempio, l'integrazione con il WebGIS, a parte che posso navigare in tutte le maniere il territorio, cliccando su via Zaccà automaticamente arrivo su via Zaccà. Ok? Una volta individuato via Zaccà, leggo con un tooltip rapido che in blu è rappresentato il pannello messaggio variabile e quindi qui è allocato il pannello messaggio variabile che diciamo, invia i messaggi alla cittadinanza pilotati dalla Polizia Municipale. Okay? La Polizia Municipale c'è una workstation con la quale deciderà dopo il collaudo di volta in volta quali messaggi inviare sulla base del traffico e delle temperature o magari particelle sospese o acido solforico che superano i livelli di soglia che intende comunque comunicare alla cittadinanza. Va bene? Stessa cosa, cioè vale per l'intero. Com'è? Eh sì, si è rallentato un attimo. Questo è tempo reale, vedete la data di aggiornamento è le 16:45. È in tempo reale.
anche i dati meteo sono tutti aggiornati. Cioè questo, il portale, c'è una serie di tool all'interno che interrogano, diciamo, il server ogni 15 minuti. Quindi ogni 15 minuti trovate, anche non chiudendo il portale, il dato aggiornato. Va bene? Poi cliccando su questo tool posso diciamo, leggere i dati storici, quindi fare una serie di analisi, ad esempio selezionando un range di dati di un paio di giorni posso esportare il dato oppure consultarlo. Se lo consulto, vedete il grafico, quindi posso vedere il traffico, diciamo, il traffico in numeri, quindi il numero di veicoli e giorni e orario. Va bene? Quindi posso vedere come il traffico aumenta e diminuisce nell'arco delle giornate, in entrata e in uscita, perché io qui posso selezionare entrata oppure uscita. Non so se è chiaro. Quindi analizzare i dati sia che entrano che escono, rappresentarli in mappa. Una classica applicazione di, diciamo, geostatistica, cioè dato georeferito riportato poi in forma tabellare. Questi dati comunque possono essere esportati e trattati anche al fine di redigere un piano del traffico. Un campo diciamo, oltre al monitoraggio, posso avere come campo applicativo quello di fare un piano del traffico dettagliato, cioè studio nel tempo il traffico, perché conto i veicoli, conto la tipologia di veicolo, vedo la latenza, i tempi di percorrenza, tutta una serie di informazioni che sono necessari proprio come input a redigere un piano del traffico che sia più o meno coerente con la realtà. Ok? Va bene, andiamo avanti. Se ci sono domande, il tool di dati storici, analisi di dati storici, ve l'ho fatto vedere solo per un sensore, ma vale per tutti i sensori, cioè posso farlo sull'aria, sul sensore acustico, su qualsiasi cosa, va bene? Per? E dipende dal sensore, cioè questo sensore è permanente, cioè è un sensore che viene montato su o palo di illuminazione o pannello messaggio variabile, quindi è un sensore permanente dotato di centralina e ha un costo. Se lo prendi tipo mobile ne ha un altro, poi cambia in base al numero dei sensori. Orientativamente una centralina mobile di monitoraggio del traffico dovrebbe girarsi intorno ai 2.000-3.000 euro più o meno, inclusi servizi di assistenza, di formazione, va bene. Però una stazione mobile la puoi muovere nei diversi punti in cui ti interessa fare il monitoraggio, quella fissa no, quella fissa rimane fissa e il radar viene orientato sia in inclinazione verticale che angolare al fine di centrare la corsia perfettamente, ok? Quindi quella rimane fissa, poi nel momento in cui lo smonto e la voglio rimontare in un altro punto c'è bisogno comunque di un costo di installazione da computare. Quella mobile invece io la metto in un determinato punto a una determinata altezza e diciamo monitorizza il flusso del traffico. Esauriente? Chiaro? Mentre vediamo un altro sistema messo a punto, che è il sistema per la gestione del demanio marittimo. Anche qua abbiamo predisposto per l'ufficio demanio marittimo della Regione Puglia un sistema, cioè un portale, sia col WebGIS, ma diciamo la cosa più importante e probabilmente innovativa è quella di permettere la consultazione, l'invio e la localizzazione delle pratiche demaniali secondo le modalità espresse dal SID del Ministero. Non so se voi siete esperti di SID del Ministero, però il SID del Ministero dei trasporti pubblici ha
in qualche maniera delineato le linee guida su come i dati devono essere presentati e quali sono i formati accettati. Per esempio, se io devo chiedere una domanda di concessione su un'area di demanio marittimo, devo predisporre un modello di domanda detto modello di domanda di 1. Il modello di domanda di 1 è, diciamo, immaginate che sia un formato secondo determinati standard e che esprime un formato di interscambio che si chiama XML, un formato di interscambio tra diversi sistemi. Ebbene, l'obiettivo di questo progetto era quello di analizzare e predisporre un sistema che consentiva all'ente comunale, privati o anche ente capitanerie di inviare la pratica di uno ancora prima di inviarla al ministero, quindi avere un diniego, fare un'analisi territoriale della pratica di uno, analizzarne l'effetto, vederne un attimo la georeferenziazione e controllare attraverso un parser la correttezza della domanda. Nel momento in cui la domanda era corretta, anche a livello di georeferenziazione, che è importante come caratteristica, veniva inviata al SID. Io in qualche maniera ora mi autentico al sistema, perché anche qua c'è una parte pubblica e una parte non pubblica, e diciamo, devo un attimo leggere la password, che altrimenti non la ricordo. Allora, bene, esegui il login, avrò sbagliato qualcosa. Allora, benissimo, quindi mi sono autenticato, essendo ora autenticato come amministratore del portale, entro nella parte di gestione amministrativa, localizzazione domande, SID, e posso in particolare gestire le domande pervenute, e ad esempio apriamo il comune di Manfredonia. E sul comune di Manfredonia selezionare il file relativo alla domanda di 1, nel momento in cui analizzo tutti i dati di pratica, sono sensibili, vado velocemente apposta, e analizzo l'estratto cartografico. Sembra cosa da poco, ma è abbastanza complicata l'operazione che è stata fatta. Infatti le domande di 1 sono con sistema di riferimento Gauss-Boaga, mentre tutto il WebGIS è OTM33 UGS74, e quindi in qualche maniera sono stati usati tutta una serie di algoritmi per ottimizzarne la georeferenziazione. Importante la georeferenziazione perché la linea demaniale delimita l'area in cui si possono eseguire o meno interventi con concessione. Va bene? È un altro tipo di applicazione. Okay. La stessa maniera posso, come ho fatto verifica SID, importare un piano comunale delle coste con lo stesso identico modo, però è un'operazione un po' più lunga perché il piano comunale delle coste anche lui è diciamo, regolamentato da una serie di istruzioni tecniche per la produzione degli SCIP. Abbiamo diversi SCIP e all'interno di ogni SCIP sono presenti una notevole mole di dati e quindi l'operazione è abbastanza lenta. Sorvoliamo sull'importazione di questi dati. Tutti i dati poi da questo cruscotto che vedete posso renderli pubblici o meno, ok? E ogni ente è proprietario dei propri dati. Nel momento in cui decide di renderli pubblici, li vedono chiunque. Quando ritira la pubblicazione, viene persa la pubblicazione. Va bene? Allora, vediamo l'ultimo caso, mi sa che siamo arrivati. Ecco,
all'ultimo caso. E voilà, un sistema integrato comunale. Abbiamo visto diversi campi applicativi. Ora vediamo un sistema, diciamo, un sistema comunale abbastanza integrato, dove c'è una componente relativa allo sportello unico per l'edilizia e la componente WebGIS. Lo sportello unico per l'edilizia, rapidamente proprio, visto che siamo già fuori tempo, consente di, diciamo in qualche maniera, al cittadino o professionista di inoltrare le pratiche edilizie, quindi permessi di costruire, concessioni, autorizzazioni, SCIA, qualsiasi cosa. Nel momento in cui attraverso il portale vengono inoltrate le pratiche, se ad esempio allego la planimetria del disegno o altro, tutte queste pratiche vengono automaticamente ubicate sul GIS in modo tale che io, in tempo quasi reale, posso vedere l'andamento, diciamo, dell'attività edilizia sul territorio, dell'edilizia privata sul territorio, attraverso le pratiche inoltrate dallo sportello unico dell'edilizia. Il WebGIS realizzato è simile agli altri già visti. Ovviamente tutto nella tutela, nella privacy dei dati tutelati, cioè i dati che vengono inoltrati da un professionista non vengono visti dall'altro e così di conseguenza. Chiaro? Se volete che mi spinga ancora più in dettaglio. Com'è? Sì, lo possiamo vedere. Io ora mi autentico. Vediamo che cos'è questo momento. Vediamo un po'. Ok. Perfetto. Quindi questo è un portale che consente, vedete, questo in alto c'è tutto un motore di ricerca per individuare tutta una serie di progetti. Cioè io nel momento in cui clicco cerca mi vengono elencati tutti i tipi di progetti presenti senza mettere nessun tipo di filtro. Ovviamente ora sono amministratore, io vedo tutte le pratiche, però potrei vederne soltanto alcune, va bene? Vedo l'elenco delle pratiche, ci clicco e magari vedo il dettaglio di una pratica e così via. Questa è la parte di consultazione, la parte di nuova pratica consente all'ente, al professionista, di inoltrare nuove pratiche. Quindi faccio inserisci, quindi vado e seleziono il tipo di pratica. No, no, questo è proprio inoltre, cioè completo, perché? Il professionista all'atto dell'iscrizione viene riconosciuto tramite firma digitale, documento e PEC. Quindi a quel punto, nel momento in cui il professionista viene riconosciuto con tutto questo, diciamo, col sistema, automaticamente diventa un inoltro completamente digitale, perché il sistema, quando completo l'inoltro, manda una PEC sia a lui che al sistema di protocollo, quindi in un certo qual modo ho avviato il procedimento. Quindi nel momento in cui ho avviato il procedimento, automaticamente lo prendo in carico. Il back office non ve lo posso far vedere perché ce l'ho installato sul mio computer. Però nel momento in cui la pratica arriva, l'ente comunale, quindi gli operatori di sportello, prendono in carica la pratica e fanno la loro istruttoria. Quindi cioè, c'è tutto un sistema che permette sia di utilizzare un workflow, quindi un iter con lo scadenziario ben determinato. E quindi tu. No, questo sistema è utile, vabbè, l'ho lasciato, ho dato già l'informazione utile per capire la distribuzione delle pratiche sul territorio. No, questo qua è lo sportello unico per l'edilizia, che dematerializza tutte le pratiche, arrivano dematerializzate, poi siccome è integrato con il WebGIS, io che succede? Che quando iniziano ad arrivare le pratiche, automaticamente me le trovo ubicate in mappa. Va bene? Quindi il vantaggio qual è? È che io
Man mano che l'attività edilizia sul territorio aumenta, oppure devo determinare una serie di istruttorie nell'intorno del mio intervento, so se ci sono altre attività edilizie. Cioè prima cosa accadeva? Che all'interno di un comune hai diverse responsabilità di procedimento, no? Quindi parte un procedimento edilizio, un altro procedimento edilizio, un altro procedimento edilizio. Non so dove sono ubicati sul territorio. In qualche maniera so che devo rilasciare quel permesso. Con questo strumento io ho in più la possibilità di ubicare già in mappa, dico vedi che l'area interessata è questa qua. Quindi qua c'è in atto quel permesso di costruire tal dei tali. Sempre con una serie di diciamo di filtri determinati in base alle esigenze dell'ente. Se vuoi ti faccio vedere quello che abbiamo fatto per il comune di Tito. Al comune di Tito hanno determinato, hanno deciso, vediamo se ricordo hanno deciso di rappresentare, rendere pubblico a tutti i professionisti. Sì. Hanno deciso di pubblicare tutti gli interventi e fanno vedere una sintesi, lo faccio vedere subito, una sintesi del dato presentato, cioè il tipo di pratica, per esempio, il numero di pratica, e il richiedente e il responsabile del procedimento. Cioè, ma quello comunque è a discrezione. Cioè non è che tutte le amministrazioni sono così trasparenti, cioè, tu trovi quella che decide di farlo, quella che non decide di farlo, però il sistema è... No, non è quello, probabilmente ci sono anche problemi. Bravo, quello può essere un motivo, non voler essere trasparenti potrebbe essere un motivo, però aspetta un attimo. Allora, 94, 93, 164, 38, 25, beh, dovrebbe essere questo. Dovrebbe essere questa, forse devo mettere anche tipi davanti. Allora, 94.93, 164.38. Ah, ecco, devo guardare il C. Ok. Ok, allora si sta collegando. Qua devo entrare come? Ok. Cioè questo è un esempio di integrazione con il SUE, va bene? Cioè quello di Manfredonia è in fase di avvio, questo è già in itinere. Ok? Quindi vedrete la mappa proprio tematizzata in modo diverso in base agli interventi presentati. In particolare poi per Tito loro hanno anche un'altra esigenza, quella di rappresentare in mappa gli asservimenti. Cioè chi è esperto di pratiche edilizie sa che io posso chiedere una pratica edilizia asservendo altre particelle, cioè da quel momento in cui quella particella non la posso utilizzare per fare altro, cioè la cubatura che dovevo esprimere su quella particella me la porto nel mio permesso. E quindi a breve ci sarà pure la mappa degli asservimenti, cioè la possibilità anche di consultare gli asservimenti. Vedete? Cioè questi sono tutti interventi che sono disponibili e consultabili nel sistema. Sono queste macchie verdi del comune, è orientato all'urbanistica questa, infatti qua c'è anche il certificato di estensione urbanistica, cioè
io per esempio seleziono la particella, vedi, e ottengo le informazioni relative a chi rappresentare, chi non è rappresentato. Ora sono amministratore, va bene? Vedo anche informazioni che potrebbero essere sensibili, infatti accedendo al dettaglio della pratica, vedo la rendita, la TARSU, tutta una serie di informazioni che sono disponibili. Come vi dicevo prima, vi faccio vedere che cosa significa fare un CDO online, cioè questa è la funzionalità di anteprima del CDO. No, no, questa qua la fa il professionista. No, attenzione, il professionista fa solo l'anteprima del certificato, in questo caso. Cioè, il concetto dell'ente, qual era? Ha detto l'ente, io, cioè i professionisti non è che non li voglio qua, voglio snellire il loro lavoro. Quindi, cioè, nel caso in cui io devo fare un intervento edilizio, non c'è bisogno che venga qua a dire io ho questa particella, cosa posso fare? Quindi in quel modo loro hanno deciso, hanno detto vabbè, facciamo l'anteprima del CDU, in modo tale che uno non genera il CDU, ma vede l'anteprima del CDU, sempre con una tecnica informatica. E poi decidiamo se fare o meno il certificato. È matito parecchio grande, il titolo è a fianco a Potenza, cioè la zona industriale di Potenza, ed è abbastanza articolata la situazione urbanistica, cioè abbastanza complicata, sia perché è anche un sito, uno dei siti inquinati nazionali, come Taranto e come altri, va bene? E quindi nella zona industriale, per esempio, ci sono, sono in atto tutta una serie di piani per la caratterizzazione dei suoli, no? Quindi uno prima di intervenire a livello edilizio deve in qualche maniera caratterizzare il suolo, verificare un attimo se c'è inquinante presente o non presente, dopodiché intervenire successivamente. Va bene? E quindi questo è un utility molto interessante per quanto riguarda il professionista, cioè ancora prima di andare a chiedere il certificato o richiedere un permesso di costruire, si fa la sua analisi e vede un attimo di che cosa deve chiedere, cosa non deve chiedere. Immaginate questo integrato con il SUE, cioè come vi ho fatto vedere prima, vedo lo stato delle pratiche attivo, sospeso, non disponibile e la tipologia, cioè quindi rappresentato in mappa, vedo questa cosa qua. Ovviamente se poi l'operatore comunale non associa lo stato della pratica, cioè come per dire, io le vedo tutte con lo stesso stato, però nel momento in cui vengono cambiate sia stato che tipologia di intervento, automaticamente mi si cambierà. Arrivano direttamente in automatico, attivando lo sportello unico il professionista da casa inoltre alla pratica, la pratica informaticamente viene presa in carico dalle strutture responsabili del procedimento. Responsabile c'è il procedimento. Per dare la spunta di attivo. La spunta di attivo, per esempio, il tecnico, ma è il suo interesse, perché da ora in poi lo Stato lo vedono su internet. Cioè il professionista quando si collega vede a che punto è la pratica, cioè vede lo stato in cui è la pratica. Quindi se lui ha messo richiesta di integrazione documentale e non gli manda la richiesta di integrazione documentale, ha fatto un atto che non doveva fare, ha fatto un passaggio di stato che non doveva fare. Non so se ho reso l'idea. Quindi è anche un sistema integrato in un workflow. Quindi io qua, queste sono le mie particelle, vi faccio vedere una chicca. Posso per esempio selezionare tutti attivando un filtro, questa è una cosa abbastanza carina, ecco, queste sono tutte le pratiche presentate da richiedente che comincia con DE, ok? In ambiente GIS, cioè io clicco e vedo che cosa succede, che pratica ha presentato, quale pratica ha presentato e tutte le analisi del caso. Vi faccio vedere proprio come consultare anche le norme. Per esempio, andiamo sul regolamento urbanistico, in Basilicata, a differenza della Puglia, noi lo chiamiamo PUG,
piano urbanistico generale, loro lo chiamano regolamento urbanistico, va bene? L'ho detto a titolo informativo. Allora, vediamo un po', ecco, per esempio se io voglio consultare le norme relative alla zonizzazione TA, consulto le norme e automaticamente ottengo quali sono gli articoli che lo regolamentano. In questo caso è uno, però potevo averne N di articoli. Va bene? Posso voler accendere tutti gli strumenti urbanistici, per esempio, e vederne proprio in mappa. E tenete conto che le campiture usate sono quanto più simili a quelle originali. Quindi per dare un impatto meno pesante all'utente abituato a leggere la carta. Quindi in qualche maniera ci preoccupiamo pure di creare un retino che sia conforme a quanto l'utente o l'operatore comunale abbia letto fino ad ora. No, gli uffici tecnici per esperienza non hanno né tempo né competenze per o interveniamo noi o intervengono professionisti che fanno il lavoro per loro, dopodiché noi lo carichiamo nel sistema. Cioè loro, almeno per la mia esperienza, si contano proprio sulle dita di una mano quali sono gli enti che hanno fatto in proprio una variante al piano. Cioè, di solito si affidano a professionisti o, per esempio, un piano di lotizzazione sarà sempre un privato che lo propone. No, ci sono ma cioè, sì, ma che tipo di variazione? No, aspetta, la variazione normativa è regolamentata da un piano e quindi hai una variante al piano e quindi hai per forza un professionista che te la fa. Se tu hai, vuoi dire l'intervento CRI, la visualizzazione sul sistema. Benissimo. Viene approvata la variante, tu CRI all'interno di questo sistema la storicità della variante. Cioè, nel momento in cui hai la variante, tu ti preoccupi anche di salvaguardare la certificazione storica. Sì. No, ma non sono in grado di farlo. Cioè noi affianchiamo l'ente per un tot di tempo in modo tale da non lasciarlo, altrimenti per esperienza questi sistemi il giorno dopo sono fermi. Anche la mappa catastale, ci sono utility già predisposte per aggiornarla, ma per esperienza loro non hanno né personale né tempo per poterlo fare, quindi noi in qualche maniera ci sostituiamo al loro lavoro, cioè le accompagniamo in tutto. Quindi per esempio vedete questo tool di stampa aiuta talmente tanto l'utente che cioè io individuo l'area con un pan, cioè devo individuare il formato di carta, la scala e lui fa tutto in automatico. Cioè, il set di Monopoli è vecchio. Perché il set di Monopoli sì? No, perché quello io l'ho fatto con la mia vecchia azienda, quindi l'abbiamo implementato noi con tecnologie avanzate. Ma, sì, ma quello è datato 2006. È datato 2006, quindi vedi, cioè qua io cambio scala rapidamente, faccio stampa PDF, automaticamente mi viene generato il PDF. Quindi il PDF poi lo posso firmare digitalmente, posso fare qualche volta, allegarlo alla pratica. Diciamo, a Putignano questo sistema funziona. Putignano, Palagiano, in Puglia, Massafra, Manfredonia, cioè ci sono diverse applicazioni. Questo probabilmente perché è lento Tito, perché altrimenti l'avrebbe già generato il PDF. Allora, il problema è che Tito, come comune, ci sono alcuni comuni che hanno il CED, quindi vogliono fornire loro i servizi. Noi, al solito, mettiamo a disposizione professionalità, installiamo il sistema presso il loro CED.
però a volte la banda nel fine settimana viene automaticamente ridotta. Siamo, che ora sono? Forse in ufficio non c'è più nessuno, quindi non arriverà mai il file. Se ve lo faccio vedere in un altro comune arriverà rapidamente. In che senso? Informatici, ingegneri, informatici. Per quanto riguarda la componente elettronica, ingegneri elettronici, ambientali, forestali, cartografi ovviamente. Credo che non ci sia altro, non so se domande e risposte. Sono nei tempi forse, o no? A disposizione, qualsiasi tipo di domanda, tranne privato ovviamente. Però. Chiaro? Qualche curiosità, non so, avete qualche curiosità? Com'è? Ah, quindi sono i meno curiosi, diciamo. No, comunque, diciamo, un sistema del genere dà molte soddisfazioni, nel senso che, cioè, come dicevo prima, dà la possibilità a chiunque di usare un sistema GIS, cioè non è da tutti usarlo, e quindi in qualche maniera... Sì. Sì. Cioè, ora non ricordo se qui è attivato, il sistema è già predisposto per eseguire il download, vediamo col tasto destro, ecco sì, posso esportare in shape, KML ed XF. Allora, se esporto il download sul livello tematico me lo esporto interamente, cioè tutto il territorio, altrimenti per... Posso individuare la zona che mi serve, per esempio facciamo una zoomata rapida in questo punto, accendo la mappa catastale, vado a selezionare l'area che mi interessa, dell'area che mi interessa posso eseguire il download. No, tutti. Aspetta. Io faccio un disegno e questa è l'area che mi interessa. Lui mi propone già l'elenco diciamo degli strati che sono interrogabili e è scaricabile. Ora è soltanto questo, va bene? Quindi lo seleziono in qualche maniera e posso fare il download. Se è installato Google Earth, vi faccio vedere come lui in automatico scarica il KML e lo pubblica direttamente su Google. No, non lo fa, perché non è installata l'applicazione, altrimenti... avrebbe proiettato su Google Earth il file, cioè lo vedevi ubicato in mappa. Stessa cosa posso fare shapefile oppure DXF. Di solito attiviamo la stessa cosa sulla cartografia. La cartografia ha un senso scaricarla perché... c'è un geoportale. Sì, sì. C'è il geoportale. Noi come SIT stiamo completando ora il lavoro di cartografia. Cioè abbiamo fatto tutta la regione Basilicata. Quindi qua praticamente la cartografia disponibile è quella del comune che occupa poi dove si Puglia ha una palla grandissima. Per scaricare la cartografia del comune devi scaricare tutte le. Ma quella. Ti riconto che la regione distribuisce sia per tavola o per comune. Cioè qui invece è stato deciso di fare questo tool perché... Tutti sicuri sì. Ah sì? Non è stato riportato per il comune? No, per... No, non l'ho proprio notato come punto. Però diciamo... Sì, però il concetto è il solito.
uno è l'ambito regionale, l'altro è l'ambito comunale. Cioè... Sì. Oltre alla cartografia tecnica, hai la carta catastale, gli strumenti urbanistici, cioè se poi ti faccio vedere Putignano, il back office di Putignano, cioè quando si collegano a Putignano, vedono anche la videocar, cioè proprio le fotografie della videocar, vedono i docfa, vedono tutto. Va bene? Cioè, diciamo, poi faccio le misure, no? Cioè, questo non è un granché perché lo fa tu chiunque ormai, no? Però calcolare la distanza, un'area, diventa molto semplice. Ottenere anche le coordinate di un punto. Cioè, me le posso copiare e mettere in relazione, no? Ctrl-C. Questo sistema è creato su piattaforma Open. No. Allora, la piattaforma Open, come le piattaforme proprietarie, si divide in due classi di prodotti. I prodotti desktop e i prodotti web. I prodotti desktop sono Quantum JIS, Open Jump, e tutta una serie di categorie Open, JIS, desktop. Server. Abbiamo map server, geoserver, poi devi usare il GeoDB è Postgres con PostGIS, poi open source devi utilizzare l'intelaiatura dell'interfaccia grafica, quindi devi usare una serie di tool, anche loro open, che possono essere open layer, possono essere altri distribuiti, va bene? Cioè le piattaforme utilizzate per questo software sono tutte open source. Vabbè. E questo si fa anche il fatto che per un'amministrazione pubblico questo è totalmente privo di licenza. Sì, dico, a livello commerciale conviene che ci siano anche con il comune a un certo punto non paga la licenza, paga il servizio. Perché? Diciamo i prezzi sono molto contenuti rispetto a una soluzione proprietaria. Sì, sì, sì. Cioè una piattaforma del genere fatta su piattaforma proprietaria costa parecchio. A meno che non vai su ArcGIS Online, però i tuoi dati li devi rendere pubblici su ArcGIS Online, tutta una serie di cose. Se molti enti, quello che capita è che vogliono avere i dati sul loro server, nella loro casa, nel loro CED. E quindi ArcGIS Online sì, può andare in alcuni casi, ma molte volte sei costretto comunque a installare il software. Per ridurre i costi devi comunque andare su una piattaforma open. Cioè non, ormai siamo lì. No, non ce la fai con i costi, cioè le pubbliche amministrazioni non hanno più euro, cioè non hanno più euro. E quindi in qualche maniera bisogna inventarsi le soluzioni. Il mondo open diciamo, ti permette di in qualche maniera ripagarti lo sforzo iniziale di sviluppo e configurazione in modo tale che io poi possa in qualche maniera ripagarlo con le applicazioni che vado a installare. Però diciamo la soluzione proprietaria è fondamentale, importante, lì dove non ho molto tempo per implementarlo e ho costi che mi possono permettere di utilizzare il mondo ESR, il mondo Integraph, cioè soluzioni che sono valide a livello mondiale. Però non tutto è consentito, in particolare il prezzo. Il prezzo vincola molto le scelte commerciali e le scelte da adottare. Va bene? Com'è? Il più denaro. Il più denaro. È quello, ormai non se ne può far più a meno. Va bene?
No, allora vi spiego, qua non è che non c'è stata concorrenza cinese. Nello sviluppo di queste applicazioni non c'è la concorrenza cinese, ma ci sono pure gli indiani che sviluppano. Cioè, tutto il mondo sta sviluppando su piattaforma open source. Cioè, l'open source nasce open proprio perché è sviluppata da una comunità di programmatori che non sono soltanto italiani, ma sono sparsi in tutto il mondo, quindi abbracciano tutta una serie di problematiche. Quantum JS, non so se l'avete visto come software, è completissimo, ma ed è molto completo anche nelle funzionalità sviluppate, perché comunque è sviluppato da diversi paesi, da diversi sviluppatori, quindi ognuno ha le sue peculiarità e dà arricchimento al prodotto. E aumenta la concorrenza. Cioè, Quantum JS ormai è diventato uno standard di mercato, cioè non ha mercato perché è dato gratuitamente, però in qualche maniera se uno organizza una serie di servizi su Quantum JS, può crearsi una fetta di mercato, cioè il senso è quello, cioè altrimenti non. Altro? Chiudo? Sembra che abbiamo chiuso, ok? Grazie.